Buongiorno ragazze, buongiorno e come sempre bentornate sul canale. Come state? Spero tutto bene. Allora, ho diverse bustine da farvi vedere. Allora, questo video sicuramente uscirà venerdì 2 di aprile, quindi benvenuto aprile e ben arrivato questo nuovo mese, speriamo che sia migliore dal 7 di aprile. Allora, sicuramente dopo questo video vedrete poi domenica un video esclusivo con i miei auguri per voi di Pasqua, ovviamente. E lì metterò come ho fatto con Natale e poi ragazze, non so se mi prenderò una piccola pausa, nel senso che sinceramente non ce l'ho fatta ad avvantaggiarmi con i video, vedrete questo e poi forse un video spesa la prossima settimana e se ce la faccio a girare qualche cos'altro, vediamo, poi magari mi faccio bugiarda e riesco a registrare, non lo so, non vi prometto niente, però io fino a Pasqua sicuramente, insomma, come vedrete la mia programmazione è sempre lunedì, mercoledì e venerdì e vi metterò gli auguri appunto domenica. E poi lunedì non uscirà il video, se eventualmente un video lo farò poi uscire mercoledì e venerdì, però lunedì non uscirà nessun video. Comunque, allora, speriamo che questo mese inizierà bene per tutti, speriamo. Allora ragazzi, siccome per me in realtà è il 30 di marzo e io oggi sono andata a fare una piccola spesuccia e a comprare delle cose, perché domani è il compleanno del mio marito e in realtà sono stata un po' vagabonda quest'anno perché non ho pensato prima a comprargli un regalo. Nel senso che avevo in mente di fargli un regalo, poi diciamo è stato vicino il nostro anniversario, è stato il 19 marzo, quindi ci siamo fatti il regalo lì, insomma è stato tutto un accumularsi di cose e quindi ho ritardato pensando comunque che la Toscana rimaneva a arancione fino a venerdì, cioè fino ad oggi invece siamo diventati rossi e noi si pensava di no. E quando ho saputo questa notizia che si diventava rossi era sabato e ahimè sabato cosa non c'era qui a giro ragazze, io sono uscita, sono andata da Risparmio Casa, tra l'altro non vi ho girato nemmeno il video, avevo preso un po' di cosine in sconto, non vi ho girato nemmeno il video, quindi ahimè e niente, così è andata e pace. Comunque ho recuperato oggi, che per me appunto è martedì 30 di marzo, ho recuperato oggi e sono andata a comprare quelle cose che mi mancavano. Allora, intanto sono stata da Profumerie Bacci e ho preso i fazzoletti a 99 centesimi, ho preso questi a 1,29 euro e poi ragazzi mi sono presa la tinta per i capelli perché sinceramente non ho avuto tempo di andare dalla parrucchiera e ora come ora ragazzi non ho voglia né di aspettare tanto tempo per farmi i capelli né ho voglia di andare proprio dalla parrucchiera, sono sincera, e quindi siccome mia sorella è brava in queste cose ho preso questo castano caffè appunto per coprirmi più che altro le mesh che avevo fatto e i capelli bianchi, ma lei me li taglierà anche, quindi ho preso questo, mi pare era in offerta 5 euro e qualcosa, e questo è quello che ho preso da Bacci. Poi sono stata a un negozietto qui della zona e vi faccio vedere cosa ho preso per il compleanno di mio marito. Allora, delle cose insomma così per festeggiare il compleanno, e ho speso la bellezza di 10,52 euro e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, innanzitutto ho preso il bigliettino, gli anni non si contano ma si festeggiano. Buon compleanno, bigliettino molto semplice, comunque sia, ho preso questo. Poi ho trovato la borraccia, ne ha tantissime di borraccia, non è stato un fatto perché gli volevo prendere la borraccia, no, mi è capitata davanti agli occhi, gliel'ho voluta prendere proprio col simbolo della bicicletta, visto che chi non lo sa, lui è uno sportivo, va in bicicletta e ormai non è tesserato, ma va parecchio in bicicletta, e ho preso questa borraccia con
il simbolo insomma del ciclista. E poi se domani vi farò la torta, ve la metterò nelle foto su Instagram o su YouTube, poi mi fate sapere com'è venuta. Vi ho preso le candeline piuttosto che il solito numero, quest'anno gli ho voluto prendere queste con scritte buon compleanno, siccome la torta che gli andrò a fare è molto particolare, queste secondo me sono più adatte. Poi ho preso questo festone con scritto buon compleanno come bambini, e poi ho preso quest'altro festone che è questo qui in carta con scritto buon compleanno, che è 2,50 m. Credo che lo attaccherò tutto qui, tutto per la cucina, e gli ho preso anche questo qui. E niente, questo è finito da questo negozietto, ora poi li vado a nascondere perché ovviamente lui non li deve trovare. E questo è un altro negozietto. Poi sono stata da Mauris, ahimè, oggi ho fatto, ragazze, non so quanti giri, non vi dico nemmeno, e ho preso, allora, da Mauris ho preso l'acido tamponato per pulire il pavimento giù nel rustico, perché stiamo risistemando il rustico, ho levato il tapirulan di lì, l'ho messo in garage, abbiamo allargato un po' la situazione e, ragazze, è venuto davvero tutto molto bene. Ovviamente abbiamo da finire, però vi farò poi il tour. E quindi ho preso questo per il pavimento, che mi trovo bene, è sgrassante e disincrostante, 69 centesimi. Poi ho preso lo smac sciogli calcare, 99 centesimi era in offerta, allora ho preso questo. E poi ho preso la candeginace, 99 centesimi, prezzo pieno mi pare questa qui da Mauris. E sono ritornata alle mie origini, ovvero ho preso come disinfettante il Napisan al limone, perché questo e la mucchina sono gli unici due disinfettanti che te li puoi passare sulla superficie, anche appunto dove appoggi gli alimenti, e non serve poi risciacquare, quindi io lo preferisco in assoluto. Costa 2,29 €, nemmeno un prezzo insomma altissimo per quello che è. E poi, ragazzi, ho preso questa. È una macchinina telecomandata, l'ho presa per il mio nipotino, perché gli ho preso l'ovetto di Pasqua, quello piccolino, e gli ho voluto prendere questa macchinina telecomandata, che tra l'altro le pile ce ne vanno due sotto i telecomandi e tre sotto la macchinina, non incluse. Sono da 1,5, forse le batterie classiche, comunque poi gliele porto io. E niente, telecomandata, a lui gli piacciono queste cose, rompe un po' tutto, allora gli ho voluto prendere questa qui, perché è vero che il bambino comunque ha un anno, ha 15 mesi, però è anche vero che comunque sia, cioè i bambini oggi sono svegli e giocano un po' con tante cose, e sempre le solite costruzioni, poi a lui gli vengono a noia giustamente. Vediamo se questa qui, che magari la fa andare su e giù, gli piace, e niente, quindi gli ho voluto prendere questa qui. Poi vi faccio vedere, oh mio Dio, scusate, Allora, poi sono stata da Scarpamondo e qui ho preso il vero regalo per mio marito. Gli abbiamo preso con Asia un bel completo, tanto ve lo dico perché comunque il suo compleanno è già passato, quindi lo saprà. E un bel completo della Champion, pantaloncini e la maglietta. Tanto la maglietta è una novità, che è nera con la scritta verde e gialla fluorescente davanti, e dietro c'è tutta la scritta Champion, tutta verde fluorescente, molto molto bello. Pantaloncini, maglietta e calzini, tutto il completo, ma hanno fatto il pacchetto e quindi non ve lo posso far vedere. E niente, poi ragazzi sono stata da Penny, l'ultime bustine, ecco qua. Allora, da Penny veramente ho preso solo poche cose, perché ero andata proprio con l'intento di prendere, scusate c'è la luce della finestra, non so se vi dà noia, da un pochino noia il riflesso, però vabbè. E ero andata per prendere proprio due cosine per fare la torta del compleanno di mio marito, infatti vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso innanzitutto questa vaschettina di fragole, tutta la vaschettina pagata 2,99 €, quindi prezzo buono. Non mi ricordo quante fragole siano, penso un chilo, no, o mezzo chilo, boh, sapete che non lo so. Ah, sì, un chilo. E quindi il prezzo è davvero davvero ottimo, e perciò ho preso quelle. Poi ho preso le banane, 1,76 €, queste qui. Poi le mele, queste qui 1,99 €. I kiwi, 1,99 € mi sembra anche questi, perché la torta, se non avete capito, sarà a base di frutta.
Poi, allora, la bustina qui. E ho preso poi anche l'avocado ad Asia, 1,49 euro. A Penny hanno anche questo leggermente più piccolo e viene 1,49 euro sempre a prezzo pieno. Poi ho preso 6 uova. Ho preso anche i mirtilli, 1,99 euro. Poi ragazze, in offerta non potevo non prenderli, questi non c'entra niente con la torta. Però ho preso queste cosine qua, c'è il salame Milano in offerta, questo qui del Penny, che scade l'11 maggio, allora ne ho presi due, magari anche appunto con un antipastino o un aperitivo. E la stessa cosa c'era in offerta, questo salame toscano che è molto molto buono, del cuor di terra, sempre del Penny, prodotto tipico toscano, sempre in offerta a 99 centesimi, e a prezzo pieno questo viene più di 1,99 euro, quindi ho fatto che prenderne due anche di questo, e anche questo scadenza a maggio, quindi ottima scadenza. Poi ho preso questo salmone affumicato, l'avevano appena tirato fuori, infatti scade il 23 di aprile e era in offerta a 2,50 euro, e ne ho preso uno, che domani credo che farò la pasta col salmone. E poi ragazzi, ho preso la panna da montare per fare il dolce, questa qui non l'ho mai provata sinceramente, io ho sempre preso o quella della Opla a Lidl o quella dell'Eurospin, sempre mezzo chilo come questa, già zuccherata, vegetale, ed è molto buona anche quella. Questa è Professional Cream 100% vegetale, naturalmente privo di lattosio, gluten free, già da montare, già zuccherata anche questa. E questa 69 centesimi, quindi prezzo veramente veramente buono, e mi sembra che era in offerta se non sbaglio. E poi ragazzi, in offerta c'era il mascarpone e scade tutte e due il 21 di maggio, ne ho presi due perché uno mi servirà per fare la crema e con mascarpone e panna per il dolce che andrò a fare domani per il compleanno di mio marito, spero che mi venga bene, speriamo. Non voglio farlo con la crema pasticcera, voglio farlo proprio con la crema al mascarpone. Ho trovato questa ricetta di questa crema che mi ispirava tantissimo e io voglio fare così. Sicuramente non ho preso niente per la spesa di Pasqua, sinceramente, perché era già tardi. Ho girato come una trottola questa mattina, ragazzi. Sono uscita alle 9, sono tornata alle 11:15, ora sono le 11:40. Vabbè, Asia and Dad, oggi è il penultimo giorno di lezione prima delle vacanze di Pasqua, quindi lei finisce all'una. Mio marito torna intorno alle 2, quindi ho un largo margine di sistemare la casa, anche se su già stamani avevo aperto le porte e rifatto subito i letti quando lei si stava facendo la doccia prima di entrare in Dad, e avevo rifatto il nostro letto già e il letto suo, quindi diciamo è a posto. Devo pulire i bagni e ancora devo dare anche l'aspirapolvere in salotto e in cucina, perché ieri sera avevo sistemato la cucina, mi hanno chiesto alle 9 di sera i popcorn caramellati, vi farei vedere cosa non ho, anzi ve lo faccio vedere perché se no pensate che io dica bugie, cosa non ho nel lavandino. Allora, questi sono gli avanzo dei popcorn caramellati che credo non li mangerò, e questo è tutto il caos. Cioè, avevo avviato la lavastoviglie, era tutto pulito, quando mi chiedono questi popcorn ho dovuto sporcare due padelle, due ciotole. Un caos, ragazze, veramente, veramente un caos. Quindi la spesa prima di Pasqua andrò a farla intorno a giovedì, venerdì, penso, su per giù quei giorni lì. Andrò sempre da Penny, perché comunque ci sono delle ottime, ottime offerte, e quindi se rivado voglio riprendere appunto di nuovo il salmone in offerta, che hanno le scadenze un pochino più in là, in modo tale da regolarmi bene. Poi ancora non so di preciso noi cosa faremo a Pasqua, nel senso si sta ovviamente a casa mia o a casa dei miei genitori, come previsto da DPCM, che si può andare con due persone o un minore, quindi noi rispettiamo le regole, perciò insomma vediamo un attimino. E non so nemmeno il pranzo di Pasqua cosa fare, però il dolce sì, ce l'ho in mente, infatti devo comprare tutto il kit per fare questo dolce che ormai mi è rimasto in mente, e se non lo faccio, ragazze, no, lo devo fare per forza. Va bene, comunque vi metterò la foto appunto della torta di mio marito su YouTube e su Instagram magari. Io vi mando un bacione.
Vi auguro una buonissima giornata, un buon fine settimana, un buon preparativi a tutti voi per questa Pasqua, ahimè, come quella dell'anno scorso, sperando che tutto vada per il meglio dopo il 7 di aprile. E niente, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale attivando la campanellina che c'è qui sotto per non perdere tutti gli altri nuovi video che usciranno e novità sul mio canale. E mi è arrivata in questi giorni una collaborazione, vi ho messo il post su YouTube, quindi bene o male avrete capito un po' di cosa si tratta. Sto testando e poi vi faccio sapere meglio a parole di cosa si tratta. E niente, ci vediamo domenica, quindi per Pasqua, per i nostri auguri, dedicati ovviamente a tutti voi. Perciò un bacione, a domenica. Ciao!